È un tripudio di crunch, vedi, ognuno cruncia. Ragazzi, questa è una delle pizze più goduriose che tra l'altro potete replicare semplicemente a casa vostra. Stiamo parlando della pizza nel ruoto del maestro Pasqualino Rossi. La pizza nel ruoto più buona del mondo. E mi raccomando, questa è arruscata. Dove esce la ruscatella? Eccoci qua con il maestro della pizza nel ruoto che è venuto a trovarci a casa nostra qui a Santa Maria Vico. Tra l'altro, questa la dico, quando siamo in pizzeria da lui è come stare a casa nostra. E poi mi sento a casa nostra. No, ma l'onore mio e il piacere mio, perché venire da voi è una cosa bella, cioè quindi... Ma l'ho fatta presto. Però oggi voi fate la pizza e me la mangio. Ma che cosa abbiamo qua per preparare la pizza nel ruoto? E tra l'altro ci tengo a dire, uno, estremamente semplice da fare anche a casa, sì. Due, si può fare pure col forno di casa. Sì, infatti noi facciamo il forno elettrico di casa. Ho un chilo di farina, sì, 650 d'acqua, 7 grammi di sale di lievito e 25 di sale. E 25 di sale. Allora, come prima cosa mi vado a sciogliere il sale nell'acqua. No, allora io di solito metto farina, acqua, lievito e sale. Il sale lo metto verso la fine. Ah, ok, ok. Quindi vado a mettere l'acqua adesso. Sì, mettiamo adesso l'acqua e poi... tutta quanto, solo una parte? No, solo una parte. Poi nella restante parte sciogliamo il lievito e lo incorporiamo all'interno. Ok, va bene così? Va bene così, sì. Ok, mi posso già sciogliere il lievito? Sì, se vuoi te lo posso sciogliere io mentre tu impasti. Ma grazie. Ok. Io intanto inizio ad impastare. Ad impastare, vai. Che poi in realtà per questa tipologia di pizza, pensavo, uno può utilizzare un po' la farina che vuole, nel sì, senso infatti. Che se ne, non lo so, se ti puoi utilizzare una tipo 1, una tipo 2, alla fine si sposa benissimo. Ok, quindi una parte d'acqua nella farina, una parte d'acqua abbiamo sciolto il lievito, adesso si mischia tutto quanto insieme. Metriamo giusto un poco per scegliere il sale dopo. Ok, a questo punto già posso sì. mettere il sale. Sale rosa dell'Himalaya, come al solito. Quanto è importante il sale rosa dell'Himalaya? Molto, molto. Spiega perché stiamo utilizzando questo. Perché me l'hanno regalato, ah, okay. Ho tonnellate di sale rosa. Ed è e quindi questo sale è quello più buono per fare la pizza. Mo sì, non lo pago, quindi più buono di questo non ci sta. Allora, l'impasto vedo che è veramente molto semplice, bastano due botte a mano. Soprattutto se sì. lo riesco a fare io, veramente lo può fare chiunque. Ma poi alla fine questa pizza è... E buona pure perché è una pizza semplice, una pizza che è sempre esistita, la pizza della nonna, la pizza delle massaie, quando facevano il pane, avanzava un po' di pasta, la mettevano nel ruoto, nella teglia, come la vogliamo chiamare, e facevano la pizza. Vado a prendere l'impasto per i lembi e vado a portarli verso l'interno, in questo modo. Vedete che si stacca già dalla, sì. dalla ciotola. Stiamo quasi arrivando al punto di pasta, quando l'impasto è pronto, che non vuole essere più lavorato. Vincenzo è bravo. Si impegna, guarda, è bello impastato. Soprattutto si impegna, no. Quello sì. È bravo, qua ha fatto pure un bel impasto. Lo farei riposare per qualche minuto così. Poi adesso che c'è questo aspetto un pochino più rugoso, sì. se sei d'accordo. Sì, come no. E poi gli darei qualche altra piega. Sì. Quindi dopo circa 5 minuti l'impasto non è liscissimo, viene pure a vedere sì. con la... Però a noi non ci interessa perché tutti l'impasto liscio, no, io pure in pizzeria l'impasto lo lavoro così, lo faccio riposare e dopodiché gli do qualche altro giro di macchina. Poi dopo lo lascio riposare perché liscio, luce alla fine... Lo copriamo? Sì, lo copriamo. Quindi stesso con la ciotola si copre. 15 minuti di riposo e poi gli diamo qualche piega e poi lo facciamo lievitare. Perfetto, oggi veramente semplicissimo. Sono trascorsi 5 minuti, ecco come si presenta l'impasto. Adesso vado a dargli qualche giro di pieghe. Vedete già quanto è più liscio? Sì, infatti. Senza fare assolutamente nulla. Guardate qua. Molto più liscio. Perfetto. Ma questo qua adesso, cioè, può essere subito stagliato o deve riposare in massa? No, lo facciamo riposare un po' in massa. Ok. Quanto tempo? Facciamo riposare perlomeno 4-5 ore. Poi dopo di che facciamo lo staglio e poi facciamo la maturazione altre 2-3 ore. Quindi arrivati a questo punto dobbiamo farlo riposare in massa. Possiamo metterlo o all'interno di una ciotola come questa, oppure possiamo anche coprirlo semplicemente così, l'importante è che sia coperto, e poi andiamo a fare lo staglio. Allora ragazzi, non sono ancora trascorse 4-5 ore, però vi facciamo vedere comunque la parte dello staglio, dell'impasto, giusto per farvi vedere come staglia Pasqualino e anche il peso che devono avere poi sì. i panetti. Ok. Lo staglio lo facciamo così, mettiamo l'impasto sul tavolo sì. e ci aiutiamo con un po' di farina per non farlo attaccare. Per la pizza nel ruoto con un diametro di 28 facciamo un panetto di 330-340 grammi. So. È sempre così. 1, 2,
3 e 4. Un piccolo giro e pronto. Questo lui, vabbè, lo mette a riposare nelle cassette come questa qui. Lui fra l'altro c'ha fighissima qui in legno. Noi invece vi consigliamo per casa, per essere più comodi, dei contenitori così. Contenitori monodose, mettete giusto un filino d'olio per facilitare poi successivamente l'estrazione del panetto. E lo mettete così. Lo coprite. Quanto tempo deve rimanere verso temperatura ambiente? Allora, a temperatura ambiente 2-3 ore. Se no, noi pure così facciamo il panetto, lo possiamo mettere nel frigo. Mm-hmm. Il giorno dopo lo tiriamo fuori e dopo 5-6 ore facciamo a temperatura ambiente. Dopo 5-6 ore è pronto per essere riutilizzato. Ok, giustamente perché deve stemperare. Sì. Però per farvi capire, comodissima da fare. Sì. Quando ci avete voglia, tirate fuori l'impasto dal frigo e fate la pizza. Siamo arrivati al momento della cottura. Questi ruotini qua di che materiale sono fatti? No, questi qua sono di ferro. Ok. 28 centimetri. Prima di mettere l'impasto all'interno, lo andiamo a ungere con l'olio, lo strutto, il burro. Un grasso che serve... grasso. Sì, per... prima che mettiamo il panetto e poi durante la cottura c'era quell'effetto frigge, fritto, ok. Al centro è morbido e sopra è croccante. Tra l'altro, ragazzi, se volete noi vi lasciamo i link di questa tipologia di ruotini nel gruppo Telegram dedicato alle offerte, link in descrizione. Lo strato d'olio, siccome sotto viene letteralmente fritto, deve essere abbastanza consistente, cioè sì, non ce ne vuole né troppo né troppo poco, ci vuole giusto, vedete, ci sta questa bella patina d'olio pure sui bordi. Possiamo quindi procedere al momento della stesura. Guardate qua la tavola in legno, stupenda. Quindi vedete, si prende il panetto. Lo senti tu? Come no? Vai. E si mette direttamente nel ruoto. E stesso qui si procede alla stesura. Quindi non abbiamo bisogno di farina, non abbiamo bisogno di niente. Direttamente nel ruoto. Se ti appicci un po' nelle mani, ti metti un po' di olio nelle mani, ma nel ruoto non appiccica. Lui ci sta facendo cornicione, però, dice. No, devo farci il cornicione. Qua non ci vuole, no. Dicevo io, no. Me la ricordavo male. Sì? Lo faccio così, guarda. Ah, ok. Ma due mosse l'ha già stesa, io stavo da tre quarti d'ora. Bellissimo. Adesso va condita subito oppure deve riposare un po'? No, la facciamo riposare 10 minuti perché... Ah, giusto 10 minuti? Sì, con un po' di olio si può ritirare l'impasto. Lo facciamo riposare 10 minuti e dopo 10 minuti andiamo a condire con gli ingredienti. Qua faremo una marinara. Dopo 10 minuti? L'impasto, se lo vedete, si ritira un poco e noi lo andiamo a sistemare un attimo. Ecco qua. E poi lo andiamo a condire. Allora, io vado col pomodoro. Sì, bello abbondante. Ok. Bella dose generosa di pomodoro. Sì. La cosa bella è che diventa ovunque, pure sul... C'è sporco il tutto, sì, anche il cornicione. Sì, non ti preoccupare, vai. Bella. Voi non avete idea, una pizza così semplice, il sapore che c'ha. Poi facciamo un giro d'olio così, guarda. Forno modalità statica, mettete al massimo della temperatura che riesce ad arrivare, lo mettiamo prima sotto, così. Perfetto. Mi raccomando, lasciatelo preriscaldare perché deve essere proprio caldo il più possibile. Visto che ogni forno arriva ad una temperatura diversa, tenete sempre monitorato il sotto. Quando poi inizia a cuocere bene, portate la pizza nella parte superiore. Tra l'altro, ragazzi, c'è una sorpresa. Praticamente, noi abbiamo fatto il video da Pasqualino e abbiamo mostrato a tante persone la bontà della pizza nel ruoto. E quindi si è trovato tante persone in più che chiedevano la pizza nel ruoto. È venuto qualcuno e dice, ma la ruscatella? Ho detto, no, quella è la ruscatella e il sapore. Mentre la mangi così, però non ti preoccupare, ti faccio la pizza alla ruscatella e la dedichiamo a malati di pizza. Infatti ho pensato proprio una pizza per voi. Siccome voi siete amanti della marinara, ho pensato faccio una marinara, pomodoro, origano e aglio e in più vado a mettere del pane profumato, che è un'altra che del pane raffermo con origano e spezie, e del pecorino, del parmigiano e poi va in cottura. Bella, semplice, sarà gustosissima. Sì. Anche questa bella piena piena di sugo. Sì, poi ci mettiamo un po' di basilico. In cottura, mettiamo l'aglio, un po' di pane. Che figata, mamma mia. Come immagino già la croccantezza che prende questo pane. Parmigiano e pecorino, che non deve mancare. Bel giro d'olio, eh. Bella chiunta, così deve essere, mamma mia. E origano, perfetto. Mamma andiamo mia. In cottura pure con questo. Ragazzi, sono trascorsi circa 15 minuti. Come vedete la pizza sta letteralmente friggendo. Come vedete manca ancora un po', è ancora bianchina. Quindi deve ancora continuare la cottura sotto. Vi faccio vedere il sotto di questa pizza. Come vedete è bella colorata. Ok, ha raggiunto il punto di cottura ideale. Ci abbiamo messo una ventina di minuti almeno. Mi porto la griglia nella parte superiore del forno. Mettiamo in modalità grill. Guarda come dura questa pizza, ma che è? Tempo 2 minuti. Guardate qui che spettacolo di pizza.
Stupenda, stupenda. Un po' di basilico. Mi sento dal Vignano. Bella roscatella, roscatella. E lasciamo cuocere intanto la ruscatella. Guarda qua, va. Guarda. Da qua. Mamma mia. Sei stato bravissimo, complimenti. L'abbiamo detto anche nel video, la parte più saporita, secondo noi, sono proprio queste micro, diciamo, bruciature, ma non so bruciature. Ma così proprio deve essere. L'arruscatello, ecco. Sta cantando questa pizza. E io sto salivando intanto. Altro che Sanremo, sentite qua. Ecco qua la struttura che deve avere questa tipologia di pizza. Spugnosa. Vedete? Vedete questo strato qui sotto? Vedete quanto è spesso? È questo che gli dà questa friabilità particolare, no? Perché è praticamente fritto il sotto. Guardate che bel colore. Che bel colore. Vado. Com'è? Oh, io stavo registrando il video, ma un pezzo lo butto subito in bocca. Vai, vai. Io non dico niente. È un tripudio di crunch, vedi, ognuno cruncia. Aiù, provateci. Ah, l'altra pizza. Sì, vaiù, abbiamo assaggiato la marinara, buonissima. Io però sto super in hype per la pizza a ruscatella perché voglio vedere com'è. Che abbiamo combinato? Allora, il sotto è già bello cotto. Adesso, anche questa qui la portiamo nella parte superiore del forno. Chiudiamo, mettiamolo in modalità grill. E lasciamo cuocere per un paio di minuti circa, come quella di prima. Il tempo che si finisce di colorare, si finisce di cuocere e vediamo che esce. Eccola qua ragazzi, la pizza è pronta. Mo ci vuole, arruscatella. Questa è arruscatella. Tutto vero, nessuna finzione. Esatto. Sì, ma è il profumo che c'ha, vogliamo parlare? Ma del modo barbaro con cui sto tagliando questa pizza, ne vogliamo parlare? Sento, questa è la tua, guardala. Se la gioca, voglio con la marinara. È saporita? Mamma mia. È ancora più croccante, capito? È croccante sia sotto che sopra, capito? Mamma mia. E poi è vero, cioè effettivamente con questo fatto qui del pane, è dato veramente un sapore ancora sì, più arruscatello, proprio di pane di casa. Oh, la pizza è nostra, la trovate da Pasqualino, quindi andate a trovare. Ragazzi, lasciate like, commentate, condividete questo video. Fate la pizza pure a casa. E taggate Pasqualino che vi darà un giudizio sulle pizze nel ruolo che fate a casa. Ok. Ciao, Ayu! Ciao! Vi vogliamo bene. Ciao, 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 ciao.